Volete intervenire, interrompere, nessun problema. Io voglio fare una chiacchierata che potrebbe essere interessante, non fosse altro che per il nostro sito. Ma vedete, quando si parla di primati di Napoli, ovviamente, solitamente, si parla dei primati economici. Io direi che invece che i veri primati di Napoli sono i primati immateriali, i primati non materiali. Per esempio la pazienza non intesa come rassegnazione, come indifferenza civile, ma la pazienza è intesa come capacità di sopportare le disgrazie, e noi di disgrazie da un po' di tempo ne stiamo sopportando veramente tante. Quindi la pazienza è un primato che noi napoletani avevamo, la gentilezza, è vero, noi eravamo, siamo ancora forse famosi proprio per la nostra gentilezza, la bontà d'animo. La cavalleria. Beh, la cavalleria, la bontà d'animo. Un altro primato nostro immateriale, ma anche materiale però, visto che ha dei riflessi poi nella cultura materiale, architettonica, è l'arte. Noi siamo una città d'arte, addirittura nei secoli scorsi si diceva che Napoli faceva concorrenza a Roma. Napoli aveva in percentuale quasi più chiese che Roma. Ma non chiesupole, insomma, chiese di grande bellezza artistica. Poi un altro primato che noi napoletani abbiamo sempre avuto, di cui ci possiamo vantare, è la laboriosità. Vedete, per esempio, tempo fa venne Zitara a Napoli e Zitara disse una cosa che ci fece molto piacere. Disse che lui ricordava di Napoli questo amore per il lavoro ben fatto. Lui ricordava gli artigiani napoletani, no, quando Napoli era piena di artigiani. Gli artigiani che non solo sapevano fare tante cose, no? Bravi in tanti campi, dalla pasticceria per dire, alla sartoria. È vero, noi siamo ecco, anche famosi in tutto il mondo per la capacità dei nostri sarti, l'eleganza, eccetera. E lui diceva, bene, non soltanto l'abilità dei nostri artigiani, ma soprattutto l'amore per il lavoro ben fatto, cosa che si è quasi completamente persa. Oggi ormai possiamo dire che la gente lavora tanto soltanto per lo stipendio, è vero, opposto, si è perso l'amore per il lavoro, l'opera ben fatta. Poi, ma avrei dovuto dirlo per prima, ma il nostro vero primato è la religiosità, che a volte sì, magari può sembrare scade nella superstizione, e questo è vero, e certo non è una cosa positiva la superstizione, ma essere religiosi, aver fede, rispettare le cose sante, è veramente una caratteristica di noi napoletani, di cui ci possiamo vantare, credo. Il culto per San Gennaro è qualcosa di meraviglioso, qualcosa di unico, in tutta Italia. E poi il culto della famiglia. Ma dove c'è ancora questo culto della famiglia? Ovviamente poi ci sono magari ecco, aspetti sbagliati, aspetti negativi del culto della famiglia, ma io non mi riferisco a questi, non mi riferisco per esempio alla famiglia intesa come desiderio di dare soltanto dei beni materiali, no? Magari accatta a casa, è vero, la famosa roba di cui parla Verdi, ma che se ne è il culto della famiglia? Il culto della famiglia significa seguire i figli, amare i figli, volersi bene, interessarsi dei figli. E quindi il culto della famiglia, il fatto che noi tutto sommato abbiamo ancora una bassa percentuale di separazioni e di divorzi, credo che sia una cosa, insomma, di cui ci possiamo vantare. La cultura nei suoi aspetti, ci sono anche aspetti materiali ovviamente, ma soprattutto negli aspetti immateriali, la cultura è qualcosa di cui noi abbiamo il primato. Dicevo l'eleganza, non c'è bisogno di citare per esempio negozi come Cilento, a Napoli abbiamo un negozio che opera dal 1780 circa, cioè da due secoli. E poi si potrebbero citare i vari Marinella, eccetera, sono cose che tutti sappiamo. Poi la musica. Noi per secoli abbiamo avuto il primato in questo campo, e ancora oggi, no? Vivendo di rendita della canzone napoletana classica, ancora oggi in tutto il mondo quando si parla di canzone o di canzone italiana ci si inserisce alla canzone napoletana. Poi noi abbiamo
il primato della politica assistenziale. Quindi vedete, tutto il contrario dell'economia, no? L'economia è accumulata, invece noi qua facciamo di tutto per spendere, ma spendere bene i soldi. Possiamo citare l'esempio di Gabriele Albergo dei Poveri, non solo quello, ma i 1076 monti pecuniari che avevamo, e strumentali, i monti pecuniari strumentali, cioè degli istituti che prestavano ai contadini a basso tasso di interesse soldi o i semi per le loro coltivazioni. Quindi dicevo, la politica assistenziale oggi sembra una scoperta dei nostri governi, e invece è qualcosa che noi abbiamo sempre avuto. Il primato poi nella gastronomia, niente, questo non è una cosa di poco conto. Io ho parlato con molti turisti che si sono trovati a passare e sono venuti a visitare questa nostra sede, e guardate, una delle cose che mi dicono quasi sempre tutti i turisti italiani, cioè di altre città d'Italia o stranieri, è che loro rimangono colpiti a Napoli dalla bontà del cibo. Voi direte che è babù, ma invece è una cosa importante, perché non bisogna vivere per mangiare, ma insomma il cibo comunque è un elemento essenziale della vita, no? E quindi noi ancora oggi, nonostante tutte le degenerazioni, comunque abbiamo ancora questo primato, cioè noi sappiamo ben cucinare e ben mangiare, noi diamo i pressi, invece in tutto il mondo si va di fretta, hanno inventato i famosi, i cosiddetti fast food, un orrore, qualcosa che poi produce anche tante malattie, sì, eccetera. Ma poi un altro primato di cui ci dobbiamo vantare è il fatto che il nostro Stato, finché è stato indipendente, non era indebitato. Noi avevamo un debito pubblico minimo rispetto ad altri paesi come il Piemonte, che invece era indebitatissimo, ed era diventato di fatto una colonia di Francia e Inghilterra. Ma ovviamente, detto questo, cioè detto che noi possiamo vantare anche molti primati non economici, ovviamente voglio anche brevemente citare i primati economici, che per tanto tempo sono stati disconosciuti, no? Finché poi ogni tanto esce fuori la verità. Io per esempio ho conservato questi articoli usciti sul Sole 24 Ore, che è il più importante quotidiano economico italiano, che usciti 2 anni fa, che riconoscono i nostri primati. Quindi noi prima non valevamo niente, adesso quando vogliono riconoscono la verità. Vedete? Pietrazza, la fabbrica a vapore, i primati del regno, la fucina delle due Sicilie, alla scoperta della civiltà della Rotaia. Quindi un articolone uscito sul Sole 24 Ore che riconosce i nostri primati in campo industriale, metalmeccanico e dei trasporti, della politica dei trasporti. Quest'altro articolo, sempre uscito sul Sole 24 Ore, che parla di San Leucio. Vedete, primo esempio di industria statale, senza aspettare i regimi socialcomunisti dittatoriali, ma un esempio di politica industria fondata dallo Stato nel rispetto delle maestranze. Gli operai che si autogovernavano avevano uno statuto, avevano una casa, avevano lavoro, avevano istruzione. Insomma, qualcosa di veramente esemplare, prima della rivoluzione francese. Quindi senza aspettare lo scoppio della rivoluzione francese, i nostri sovrani avevano capito l'importanza di venire incontro alle esigenze dei ceti umili. Un modello che poi purtroppo non ebbe lo sviluppo che avrebbe dovuto, proprio per le vicende politiche di cui siamo stati vittime, le varie invasioni napoleoniche e poi l'invasione piemontese. E poi un terzo articolo dedicato alla Calabria. Addirittura la Calabria dell'Ottocento, motore produttivo del sud. Incredibile. Una regione che oggi è la regione più povera d'Europa, sotto il carbone, era addirittura, forse con una piccola esagerazione, il motore produttivo del sud.